Signor Tiziano Cardossi, sono un membro del Comitato Motunitav. Questa conferenza stampa l'abbiamo indetta perché vogliamo affrontare il problema dei lavoratori che starebbero perdendo il posto di lavoro. È una cosa che ci sta molto a cuore e ci vuole molto, ma d'altronde è un problema che denunciamo da anni. Da anni avremmo detto che questi lavori avrebbero creato problemi e che probabilmente si sarebbero fermati. Adesso li ha fermati la magistratura, ma se non li avesse fermati la magistratura si sarebbero annodati da soli, perché tali sono le criticità di questo progetto che secondo noi non è possibile portarlo a termine. Per quanto riguarda i posti di lavoro, crediamo sia estremamente ipocrita piangere ora lo stop dei lavori e attribuire alla magistratura tutte le responsabilità, perché da anni denunciamo che queste grandi opere realizzate in questa maniera creano pochi posti di lavoro e di cattiva qualità. Un vero potenziamento di tutta la rete ferroviaria fiorentina creerebbe molti più posti di lavoro ora in fase di realizzazione, e anche un domani sarebbero posti di lavoro effettivi, perché si creerebbe un nuovo servizio. Quello che si vorrebbe fare con questo attraversamento sono semplicemente due binari in più per un servizio che esiste già e che già funziona, e non si capisce che cosa si fa a fare. Qui si tratterebbe di mettere su un servizio di metropolitane e di treni suburbani che potrebbe veramente cominciare a risolvere i problemi enormi del trasporto nell'area fiorentina. Quindi soluzioni concrete, potenziamento dell'area ferroviaria. Certo. Certo, ma creerebbe molti più, ma io credo non siamo in grado ancora di fare dei calcoli precisi, poi dipende come si vogliono fare, ma certamente centinaia, forse migliaia di posti di lavoro. Teniamo conto che il potenziamento di tutta l'area fiorentina non è un cantiere, ma sono una serie di tanti lavori di dimensioni ridotte e prevederebbe diversi cantieri. Ma poi c'è un'altra cosa: mentre questo sottoattraversamento, finché non è completato, non va a regime, non serve a nulla. I singoli potenziamenti fatti nelle varie linee potrebbero entrare in vigore abbastanza presto. Interventi brevi e semplici, come per esempio prolungare la ferrovia che da Osmannoro va a Campi Bisenzio, sarebbe un lavoro che, se lo vogliamo fare decentemente, in 2 anni fra progettazione e realizzazione sono fattibili. Si tratta di 2 chilometri di binari in pianura, costi minimi, è un servizio veramente a tutta l'area della Tiana.